Ciao ragazze, vi parlo da una nuova postazione, quindi sono un po' svarionata, però vabbè, volevo comunicarvi questa mia scoperta, scoperta per modo di dire. Circa 3 mesi fa, visionando dei video, comunque leggendo dei blog o dei forum, mi sono, diciamo così, incuriosita riguardo ad una spazzola denominata Tangle Teas. Ed è questa qui che ho acquistato su ASOS e ho pagato circa 15 euro. Come voi sapete, su ASOS non si pagano le spese di spedizione, quindi pagate esclusivamente il costo della spazzola. Io ho una particolare hair care routine, nel senso che adopero tendenzialmente prodotti bio. In una prima fase ho utilizzato prodotti esclusivamente bio, quindi shampoo bio, shampoo, balsami bio, maschere bio, oli, tutti naturali. E in un secondo momento ho adoperato le cosiddette terre lavanti, o meglio le polveri di qualsiasi genere, o condizionanti, o lavanti, o tintorie. Tipo adesso sono reduce di un impacco fatto con l'henné rosso, l'ho fatto ieri ed è la prima volta che utilizzo esclusivamente il rosso, perché io in genere, in video precedenti vi ho fatto vedere, uso mescolare due tipologie di polveri, due tipologie di tinte, che sono l'henné e l'indigo. L'henné appunto è quello rosso, l'indigo è quello nero. Avendo l'indigo meno presa sul capello, lo adopero mescolato al 50 e 50 oppure a 30% e 70% di indigo, per far sì che comunque il rosso, cioè l'henné rosso, possa attaccarsi dai capelli. Però vabbè, ieri ho fatto la follia, ho detto vabbè, mi sparo soltanto l'henné, anche perché avevo una confezione aperta da un po', volevo consumarla, e comunque l'effetto non mi dispiace, cioè il rossiccio che mi dà sul capello, che poi io ho fondamentalmente castano scuro con delle tonalità dorate, che onestamente non mi stanno facendo impazzire ultimamente, motivo per cui appunto faccio l'indigo. Quindi l'ho fatto. Poi, come voi sapete, dopo l'applicazione dell'henné bisogna attendere 24 ore, perché tendenzialmente l'henné entro le 24 ore successive si ossida e varia di tonalità sul capello. E per far questo, cioè per consentire all'henné di ossidarsi sul capello, non si adopera lo shampoo. Quindi io ieri ho messo l'henné, dopo 4 ore l'ho rimosso con acqua tiepida senza utilizzare lo shampoo. Però in questo pomeriggio andrò dal mio parrucchiere a sistemare questo ciuffo prima di tutto. Sicuramente ovviamente scaricherà un po'. Vabbè, comunque mi piace l'effetto, ma soprattutto mi piace più che l'effetto del colore, mi piace l'effetto che fa sul capello. Cioè le polveri mi danno un effetto stupendo. Cioè, l'avete presente quello che attualmente va di moda, cioè questo effetto after beach, post beach, quindi con questi capelli un po' con le onde, sì, questo effetto qui mi sta piacendo tanto e io lo ottengo non pettinando i capelli, quindi io non pettino i capelli. Però devo dire, in alcune circostanze, quando mi sento proprio di doverli pettinare, adopero la Tangle Teas. La Tangle Teas, come vi faccio vedere in questo momento, è composta da due diverse file di dentini. Ci sono quelli più corti, che sono questi qui, e quelli più lunghi, che sono questi. E sono molto, 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 come dire, flessibili. Pertanto, quando uno va a pettinare il capello, la spazzola non si impiccia nel nodo, anzi, piano piano si riesce tranquillamente a snodare il capello. Io la adopero nella fase dell'asciugatura, cioè io asciugo i miei capelli con la spazzola Tangle Teas, quindi nella procedura di non capello completamente bagnato, ma nemmeno capello asciutto, perché non utilizzando balsami, quindi additivi chimici, i miei capelli ad un certo punto, se pettinati e asciutti, diventano così, cioè diventano una cosa così. E quindi nulla, io la adopero quindi nella fase di asciugatura.
Ripeto, il costo è di 15 euro, non è esagerata. Io ho scelto questa impugnatura che mi dà l'idea di un'impugnatura salda, stabile, che può anche dare un sollievo massaggiandoti la cute, diciamo così. Comunque, non strappa i capelli, non gli spezza, trovo molte meno doppie punte, asciugandola con questa, asciugando i capelli con questa. Diciamo, ho notato dei vantaggi sicuramente rispetto alle tradizionali spazzole. La consiglio è, soprattutto per chi magari i capelli li pettina, perché per chi non li pettina o comunque li pettina in particolari circostanze, una vale l'altra. Però ripeto, anche questa ha fatto il suo lavoro e nella processo di risanamento del capello, della lunghezza. Nulla, spero di non essere stata prolissa. Comunque, un bacio a tutte, ciao ciao.